Di festa, tempo di gioia, tempo per la Dani di essere ancora più felice, di essere ancora più circondata dall'affetto di tutti gli amici di casa Zecchino. La Dani, che è la nonna di tutti, la più amata, la più riconosciuta, la più... Insomma, la Dani che a casa Zecchino è una vera istituzione. E beh, d'altronde non potrebbe essere diversamente. Ho un certo fisico, una discreta cultura, una straordinaria attitudine alle relazioni sociali. E beh, poi sono qui da sempre, dal 1900... Aspetta, com'è che direbbe la Giuggi? 1900 e un tot, insomma, il vecchio millennio. Ciao nonnina, buona vigilia. Ciao tesoro, vedo che hai sempre una buona parola, per me. Buona vigilia anche a te. Ma non ti aspettavo mica oggi, ti pensavo a casa. È che la mamma ha iniziato a spiattellare in cucina. Papà sonnecchiava sul divano e per non rischiare ovviamente di farlo stasera alla messa di mezzanotte, e allora io mi sono detta, vado proprio dalla mia nonnina. Hai fatto bene. E poi nonna, ero troppo curiosa di rivedere il tuo nuovo armadio. Allora è uscito qualcuno? Ieri è stato davvero troppo forte. Sì tesoro, infatti anche troppo, a momenti mi prendeva un colpo. No no, oggi è tutto tranquillo e sarà così per sempre. Fausto mi ha detto, Dani è tutto a posto, fidati di me. E poi è andato via piuttosto rapido. Ma un sistema rapido, infallibile e geniale, fortunatamente io ce l'ho. E se me lo chiedete, per favore, il segreto io vi svelerò. Ma sì, ma dai, e dicelo anche a noi. No, 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 qua nessuno dice niente a nessuno, eh. Giuggi, tu stai ferma, non ti agitare, che ci penso io, ho tutto perfettamente sotto controllo. Fausto, Fausto, l'armadio, c'è una tempata signora che... Ma chi sarà mai? Ma nonna, allora devo rispiegarti tutto. Da quest'armadio vengono fuori personaggi delle canzoni dello Zecchino d'Oro. Che parlano con le parole delle canzoni. Possibile che tu non abbia riconosciuto chi è? Possibile e certo. Ma come? È la nonna più famosa. Beh, ma non ero io? La cuoca più prodigiosa. Ma mi hanno sempre definita così. La paladina del diritto dei bambini al gioco e al riposo. Ma lo dicevano sempre di me. E quindi sarebbe? Nonna Pina, quella delle tagliatelle. Sono le tagliatelle di nonna Pina, un pieno di energia, effetto vitamina. Mangiate calde con ragù, ti fanno il pieno per 6 giorni e anche più. Wow, le mitiche tagliatelle della nonna Pina, 46esimo Zecchino d'Oro 2003. Pensavo fossero solo una canzone, invece ora potrò assaggiarle davvero, non vedo l'ora. Ma Giuggi, ma
hai sempre fatto il bis delle mie tagliatelle. Dopo mi abbracciavi e mi dicevi: sei la nonna e la cuoca più fantastica dell'universo. Ma ci pensi, che forte! E proprio la vigilia di Natale, nonna Pina è qui con le sue tagliatelle. Devo avvertire tutti gli amici di casa Zecchino. Ciao! Io non capisco tutto questo entusiasmo per un piatto di tagliatelle, preparato poi da una nonna qualsiasi che sbuca da un armadio. Io non mi fiderei mica, eh. C'è una targa che si illumina. Significa che sta iniziando la lezione del piccolo coro Mariele Ventre dell'Antoniano. Io qui dalla mia portineria posso collegarmi con tutti gli spazi e tutti gli amici di casa Zecchino. Sabrina Simoni, bambini, ciao! Ciao Dani, la nostra lezione è appena cominciata, però vogliamo dedicare qualche minuto per fare delle riflessioni su questa importante serata, appunto la vigilia. Abbiamo pensato, dato che tra poco cominceremo a studiare una canzone, di riflettere sulle frasi appunto che ci propone questo brano, che si intitola Una notte senza età. Molto bene. Chi è che vuole fare qualche commento? Allora, Paola, Matilda e Anastasia, avete cantato il testo, avete riflettuto. Ognuno può dire quello che gli ha ispirato. Grazie per l'esecuzione, ottimo accordo. Paola, vuoi cominciare tu? Sì. Dimmi. Non ti devi preoccupare per quello che pensi. Cioè, non devi essere troppo preoccupato delle cose. Non devi pensare troppo a quello che pensi. Cioè, non devi pensare troppo a quello che pensi. In modo preoccupato, ah, certo. Perché altrimenti cosa succede? Forse. Perché magari poi dopo ti viene un po' di preoccupazione e dopo non va bene. Quindi allora è un augurio per tutto l'anno, non solo. Sì. La vigilia dovrebbe un po' ricordarci questo? Sì. Allora, Matilda invece? Che non sei obbligato a credere, cioè, in delle cose. Cioè, quali? Tipo se Babbo Natale esiste, non sei costretto a crederci che esiste. Quindi questo ti ispira a che cosa? La lettura del testo? Sì. E non devi rimanere sveglio per vedere le renne in mezzo al cielo, vero? E non devi domandarti se sia vero. Benissimo. Anastasia, vuoi aggiungere qualche cosa? Una notte senza età è una notte che tutti aspettano, sia grandi che piccini. Bene, andiamo al posto che cominciamo la nostra lezione. Benissimo. Allora salutiamo Dani. Ciao Dani. E noi cominciamo a studiare la nostra canzone. Francesca. Ciao Sabrina, ciao bambini, a dopo, eh? Ah, non vedo l'ora di ascoltarvi. Le vostre voci renderanno ancora più bella questa vigilia. Eh sì, anche casa Zecchino si sta preparando a vivere la notte più attesa dell'anno. Che cos'è casa Zecchino? Ah, non è mica facile spiegare com'è fatta. Allora, casa Zecchino è nata intorno a una mensa che da tanti anni ogni giorno offre un pasto caldo a chi è solo e non ha niente. Poi pian pianino è arrivato un cinema teatro che era un modo per sostenere la mensa. Poi è arrivato lo Zecchino d'oro, poi sono arrivate tante attività per i bambini come il piccolo coro, i corsi di danza. Ma soprattutto ci sono tante persone, perché come dico sempre, casa Zecchino è fatta soprattutto da noi. Dani, hai visto nonna Pina? L'aspettiamo in studio per lo speciale di Natale. Enrico, scusa, ma ho appena finito di dire che casa Zecchino è fatto soprattutto da noi. Voi fate lo speciale di Natale anziché invitare la nonna Dani, invitate la nonna Pina? Che vuoi fare? No, non è carino, dillo anche a loro, ma non è carino. Thank you.
Casa Zecchino è la casa di tutti e tutti sono benvenuti. Ciao Dani. Ciao Angela. Ma che carina che sei passata a salutarmi prima di partire per le vacanze. Non proprio, in verità. No? Ho saputo dalla Giudia che qui in portineria c'è nonna Pina. Sono curiosissima, posso salutarla? Nonna Pina in naftalina, cioè a riposare, ecco. Ok, allora non parto fino a quando non l'avrò vista con i miei occhi. Ma non ci parti vediamo dopo. Più? No, non parto più, ci vediamo dopo. Ma guarda un po'. Ma vabbè, comunque dicevo, le porte della mia portineria sono sempre aperte per chiedere un'informazione, per fare due chiacchiere e anche per prendere un caffè. Sensazionali, a pranzo e a cena. E credi a me, sono buone anche al mattino, al posto del caffè. Guardi, ho appena detto che Casa Zecchino è aperto a tutti e non mi voglio contraddire. Ma mettiamo in chiaro una cosa, Io qui ci sono arrivata ben prima di lei. Io nel 1900 e tot, cioè in pratica il millennio scorso, ho cantato la più bella canzone della storia dello Zecchino d'Oro. Concertino in cucina, famosissima, Do re mi fa, fa fa il violin, mi mi la sol, fa fa il trombone. Ne dice niente? No. A par forza, se lei passa il suo tempo chiusa nell'armadio, certo che continuerà a fare quella faccia lì, qualsiasi cosa le si dica. In Russia, in Corea, in Giappone, in Cina, concertino in cucina è famosa quanto l'inno nazionale. E se lei non lo sa, la situazione è proprio grave. La sensazione è grave e tutti i miei amici sono tutti un po' stressati, sa, per il troppo lavorare. Cosa voleva dire? Mi ha dato della stressata? Ma quale stress? Ah, io a Casa Zecchino non mi stresso mai, no, sono così amata, tutti stravedono per me, sono al centro di ogni cosa. Ciao Dani. Ciao Matilde, ciao Elisabetta, siete venute a farmi gli auguri? Quelli più tardi, abbiamo saputo che c'è nonna Pina, vogliamo un autografo. Ora non c'è, ma visto che siete qua, perché non assaggiate una fetta di panettone fatta proprio con le mie mani, meglio di qualsiasi miglior pasticceria? No Dani, mi spiace, magari dopo, quando passiamo a salutare nonna Pina, Ciao. Va bene, ciao. Dani, non prendertela, dai. Proprio oggi che è la vigilia di Natale ci sono tante cose da fare. Ciao Agnese! Che ciao. Bello che hai accettato il mio invito! Ma certo, grazie! Oh, sono contenta perché Casa Zecchino è già ricca di attività, ma di spazio in questa portineria ce n'è tantissimo e quindi ho pensato, ma perché non propongo anch'io un'attività da svolgere qui tutti insieme? I ragazzi, ma anch'io perché ho imparare sempre bello a qualsiasi età, E così mi è venuta in mente Agnese Baruzzi. Tu sei bravissima con le tue illustrazioni, i tuoi giochi con la carta. E ho pensato che sarebbe bello insegnarlo anche a questi bambini. Ottima idea! Ecco! Volentieri! Allora oggi per cominciare volevo proporvi un alberello pop-up. Cosa ne dite? Sì. Lo facciamo insieme? Sì! Ok! Allora, dunque... Per favore, mi passeresti tutti quei cartoncini e la colla che c'è nell'angolino? Sì, perché tu me l'hai chiesto, hai visto, io t'ho preparato tutto. Sono precisa, brava. Già, infatti. E adesso cominciamo subito piegando i cartoncini colorati e il cartoncino bianco. Ne prendiamo uno, per esempio, verde e uno bianco, della stessa misura, e li pieghiamo a metà. Mi raccomando, cercate di essere molto precisi a piegare il cartoncino a metà. Spingete bene con l'unghia. Uno. Esatto. E uno, due. E poi alla fine viene un biglietto d'auguri. Esatto. No? Proprio... visto che siamo vicini a Natale, è sempre comodo. È proprio l'ideale per fare i vostri auguri. Esatto. Benissimo. A questo punto, con le forbici, prendiamo il cartoncino bianco e ritagliamo, diciamo, un mezzo alberino e all'incirca sulla metà del foglio. Cosa vuol dire mezzo alberino? Vuol dire la parte destra o sinistra del nostro albero, come se fosse tagliato a metà. Ora mi spiego meglio. Ecco. Le forbici naturalmente, lo diciamo, hanno la punta tonda perché così i bambini non si tagliano. Certo, giustissimo. E ecco qua il nostro alberino, vedete? L'ho tagliato senza staccarlo completamente dal foglio, perché adesso lo piegherò in questa maniera.
così. Vedete? Fallo vedere loro. Mm? Ecco. Quindi non bisogna tagliarlo via, perché poi verrà piegato. Di nuovo, anche adesso come prima, saremo molto precisi nel fare la piega e schiacceremo bene con la punta delle dita in modo da creare una piega dritta dritta. A questo punto ci vuole l'aiuto di qualcuno. Per esempio, vorresti spingere al centro? Oh, grazie. Ecco qua, l'alberino entra nel cartoncino e io lo schiaccio all'interno. Voilà. Guardate un po' cosa succede quando poi apro il cartoncino. Che l'albero sta in piedi. Ecco qua il tronco. A questo punto non ci resta che preparare la chioma del nostro albero e incollarlo dentro la sua base. Intanto che io incollo, provate a pensare a tanti alberi diversi. Quindi per i colori da usare, dici? Sì, anche per esempio il cipresso, l'abete. Ah, il tipo di albero. Sì. Beh, siamo sotto Natale, cosa dite? Facciamo l'abete, facciamo l'albero di Natale, dai. D'accordo. Allora, per incollare, mi raccomando, state ben attenti a far combaciare bene le due pieghe. Così. La colla va messa sul cartoncino bianco. Esatto. E poi, dall'altra una volta parte. Che abbiamo incollato un lato, incolliamo anche l'altro dall'altra parte. In questo modo saremo sicuri di incollare bene tutto quanto senza incollare però, vedete, questa parte qua centrale dove la colla non deve andare a finire, ok? Bene, quando rifarete il lavoro a casa, se volete, potete anche sedervici sopra in modo tale che il vostro peso schiacci bene il nostro lavoretto. Ecco qua. Oppure ci si mette sopra un libro, sì. Se uno è troppo leggero. Giusto. O il gatto magari se passa di lì. Bene, a questo punto prepariamo la chioma. La chioma potete farla come volete. Sì, giusto. Oppure di Natale. Okay. Facciamo l'abete, dai. Bene, bene, facciamo... L'abete di Natale. D'accordo. Facciamo... A punta di lato. D'accordo, d'accordo. Facciamo un abete appuntitissimo. E poi facciamo anche un'alternativa, perché magari vorrete fare di nuovo questo laboratorio anche a marzo, in primavera o in autunno, quando gli alberi sono diversi. Mm? Allora, certo. Prendo un cartoncino e lo piego a metà. Così sì. Il nostro abete diventerà simmetrico, uguale a destra e a sinistra. Esatto. Eccolo qua, il nostro abete. Sembra proprio vero, eh? Mm? È così. A questo punto prendiamo la colla, beh, in questo caso forse è più adatta la colla liquida, e incolliamo leggermente il tronco. Ne mettiamo tante puntine di colla liquida. Mettiamo dei piccolissimi puntini che si vedono appena perché il cartoncino è bianco, in modo da non fare un grosso pasticcio. Di colla ne basta davvero poca, come se a metterla fossero formiche. E infine, ecco qua, attacchiamo la nostra chioma in posizione e schiacciamo bene perché si incolli per bene. E schiacciamo! Schiacciamo, schiacciamo, schiacciamo! E voilà! Ecco la nostra abete di Natale! Ma ci possiamo fare anche un fiore? Sicuro? Bravissimo! Potete aggiungere palline, lucine colorate, pacchetti, tutto quello che volete. Oppure anche fini di Natale. Certo, sì, sì, sì. Oppure delle palline. Sì, sì, sì. Tutto quello che volete. Ecco qua il nostro alberino. Che bello. Eccolo qua pronto. E se no, quale altro albero? Volevi fare un altro albero? Beh, sì, giusto. Una cosa simpatica potrebbe essere un albero d'autunno. Ah, guardate, giusto. L'ha già ritagliato per voi. È un albero che magari è cresciuto un po' storto, perché mica sempre le cose vengono perfette. Magari è cresciuto col vento rivolto verso l'alto. Ma no? Certo, la natura è piena di cose asimmetriche. Infatti, infatti. Questo alberino potete ritagliarlo proprio come volete. E al posto della chioma verde, scusate, blu, e potete incollare la chioma rossa. Ecco che salterà fuori un albero fatto così. Brava Agnese, facciamole un bel applauso. Grazie.
Guarda, io sono proprio contenta che sei venuta a trovarci, anzi, io ti propongo di venirci a trovare tutte le settimane. Sarebbe bellissimo. Così ogni settimana facciamo vedere qualche cosa nuova ai nostri bambini. Molto volentieri. E intanto ti faccio gli auguri di Buon Natale. Auguri a voi. E adesso su al secondo piano sta iniziando il corso di yoga con il nostro maestro Alessandro Cafiso. Ciao Alessandro, ciao ragazzi. Buona pratica a tutti e poi tutti a casa ad aspettare il Natale. Ciao Dani, grazie e buon Natale. Buon Natale anche a voi ragazzi e benvenuti alla nostra prima lezione di yoga. Conoscete lo yoga? No. Lo yoga è una disciplina molto antica che viene dall'India ed è stata tramandata nell'Occidente e nella società occidentale, quindi anche in Italia, intorno agli inizi del 1900. È una disciplina molto ricca perché comprende filosofia, storia, lavoro sul corpo, che è la cosa importante sulla quale noi lavoreremo oggi. Lavoro sul corpo, ma anche relazione del corpo con la mente, col respiro e perché no anche la relazione con gli altri, che anche quella è importante. Oggi andremo a vedere alcune delle posizioni, oggi e in tutte le puntate che seguiranno, vedremo delle posizioni dello yoga, dette asana, questo è il nome delle posizioni in sanscrito, la lingua indiana. Tutte le posizioni dello yoga hanno la caratteristica di fare riferimento ad animali, non tutte, una buona parte delle posizioni, ma la maggior parte. E la posizione che andremo a fare oggi è la posizione del cane a faccia in giù. Il cane, sappiamo, è un animale molto fedele perché è il miglior amico dell'uomo, è molto istintivo, rappresenta un po' anche quello che a noi manca, cioè l'essere molto giocosi, allegri, istintivi, e per quello ci piace magari accompagnarci sempre coi cani. La sequenza che andremo a fare oggi è una piccola sequenza in cui si immagina che il cane si svegli e si stiracchi, ok? Quindi è abbastanza semplice e intuitiva. Vogliamo cominciare? Benissimo. Togliamo il mattone e la coperta e ci mettiamo a quattro zampe. E poi portiamo il bacino sui talloni, la fronte a terra. E allontaniamo le mani come se volessimo stirare tantissimo le braccia, tanto, 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 le braccia ben distese. Mentre siamo in questa posizione, inspiriamo profondamente, espirando, spingiamo la schiena verso l'alto, come se volessimo sollevare il soffitto con la schiena, forte, forte, forte verso su. Poi inspirando al contrario spingiamo la pancia verso il pavimento come se volessimo allontanare il pavimento. E ripetiamo, espiro, inspiro, pancia in giù. Poi al prossimo inspiro stendiamo il braccio destro e la gamba sinistra come se li volessimo allontanare da noi. Espirando riappoggiamo le mani a terra. E poi con l'altro braccio e l'altra gamba, inspiro, stendo, stendo lontano, espiro, riporto. Ancora una volta per lato, lontano, espiro, ancora una volta l'altro lato, inspiro, espiro. Poi facciamo delle rotazioni con la testa, ruotiamo in un verso, espirando, ruotiamo nell'altro. E ripetiamo tre volte. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Dopodiché inspiriamo, spingiamo di nuovo la pancia a terra, intanto puntiamo i piedi. Espiro, respingo il pavimento come se lo volessi allontanare, lontano, 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 all'ultimo secondo porto il bacino su. E tengo la posizione di Adho Mukha Svanasana, posizione del cane a faccia in giù, per tre respiri. Per il momento lasciamola, riportiamo le ginocchia a terra. Ok ragazzi? Tutto bene ragazzi? Benissimo. Dani, noi qui per oggi abbiamo finito. Se ogni tanto vuoi venire a trovarci, puoi lasciare il bancone e venire a prendere un po' di lezioni sul tuo tappetino. Buon Natale ancora e ci vediamo alla prossima.
Buon Natale, Alessandro. Buon Natale, ragazzi, eh. Quanta bella energia. Però lo ammetto, io non mi aspettavo di passare una vigilia di Natale così. Solo mezz'ora fa mi sentivo la più amata, la più riconosciuta, la più... Insomma, la Dani che a casa Zecchino era una vera istituzione. E adesso è arrivata una nonna Pina, qualsiasi, a cacciarmi nel dimenticatoio. Ah, è veramente troppo, eh? Ah, sì, è veramente troppo. Io non ce la faccio più. Mi serve una ricarica per tirarmi su. Ma mi prende anche in giro adesso? Certo che però... fanno un odorino. Beh, ma forse la ricetta delle tagliatelle posso anche chiedergliela, eh? Ah, la targa del piccolo coro si è illuminata di nuovo. È ora di vedere Sabrina e i bambini a che punto sono con la loro canzone. Per la ricetta vediamo un po', eh? Voilà. Con la spalla vicino a Martina, così riesco a vederti bene. Anche un pochino più indietro. Questa notte, attenzione, ogni stella una vite accenderà. E la luna che si sveglia la sua luce spargerà. Siamo dimenticati l'ottetto. Chi lo fa? Lo faccio io? Rifacciamo? Sì, dopo. Attenzione. Mettiamoci un pochino meglio, così come facciamo a respirare? Brevi le conclusioni. L'emozione che ti dà è sempre un po' speciale. Una notte senza età. Magari. Scusate, mi è ripartita la base. Una, come se lanciassimo. Una notte senza. Con eleganza. Come sul cristallo dei vostri bicchieri, intanto che festeggiate. Una notte senza età. Guardi i miei bimbi. Sì, perché io non sono mica solo la nonna della Giugi, No, io sono un po' la nonna di tutti. Ma sì, insomma, guardo i miei bimbi e mi dico, ma Dani, ma che fortuna è vivere a casa Zecchino? Permesso. Ciao, Dani. Ma Vittorio! Urca. Ma che sorpresa! Anche per me. Ma sai che poi... No, tu pensa alla coincidenza. Cioè, io proprio stamattina parlavo di te con i ragazzi e... Anzi, guarda, mi è venuta un'idea bellissima perché tu hai una storia fantastica. Ah, adesso... No. Adesso io chiamo, così sento se i ragazzi ci sono ancora e li faccio tornare, okay. Aspetta, certo. Sì, ciao, sono la Dani. Senti, ma i ragazzi sono ancora lì? Ah, benissimo. Senti, allora, rimandameli qua, che ho una bella sorpresa per loro. Ok, grazie, ciao. Arrivano, Ma intanto accomoda. Grazie. Senti, Vittorio, tutto bene? Sì, eh? Sì. Studi, l'università. Aspetta, che cos'è che facevi? Perché poi con queste materie mi confo. Cos'era, ingegneria? Sì, ingegneria meccanica. Ah, eccoli qua, guarda qua. Allora, ciao, perfetto. Ragazzi. Matteo, l'Asia, voi tutti qua. Porca, ma che bravi che siete già arrivati, perfetto. Allora, senti, tutto bene? Tu, ma sei venuto apposta da Milano? Sì, sono arrivato stamattina, volevo farti una sorpresa, sono venuto qui a salutarti e poi vabbè a rivedere tanti amici e soprattutto a farvi gli auguri, visto che oggi è la vigilia di Natale. Comunque la sorpresa me l'hai fatta, Comunque sono contento. Cresci, ma sei sempre un tesoro, veramente. Beh, insomma, ragazzi, lui ha veramente una storia molto bella da raccontare, Così ve la racconta perché
È una storia che inizia da molto lontano, ma è meglio che la racconti tu, Vittorio. No, beh, questo assolutamente, nel senso che i miei genitori sono entrambi cinesi. E questo si vede. No, immagino, nati e cresciuti di là, intendo in Cina ovviamente, certo. E per condizioni disagiate hanno deciso, come dire, di affrontare l'ignoto, venire in Italia. All'epoca non era così comoda. Un bel viaggione. No, esattamente, addirittura non era così facile, come dire, venire in aereo, e non avrebbero neanche potuto permetterselo, hanno viaggiato in treno, in nave, penso ci abbiano impiegato quasi una ventina di giorni per arrivare qua. Accidenti. Poi, vabbè, si sono stabiliti, hanno trovato un lavoro, hanno dovuto lavorare vari anni gratuitamente per ripagare queste persone che li hanno aiutati a venire qua. E immagino dopo 2 o 3 anni si sono incontrati, si sono conosciuti e sono arrivato io. Tuttavia, vabbè, le condizioni puoi benissimo immaginare, Dani, che non, come dire, non possono cambiare da un momento all'altro. Ah, beh, no, certo. Un figlio è una grossa responsabilità e secondo me un gesto di estremo coraggio che hanno avuto i miei genitori, a differenza di tanti altri famiglie cinesi, e chiedere aiuto al comune di Milano, ecco, fidarsi di qualcun altro. Esatto, infatti a questo punto è entrato nella tua vita qualcuno di veramente importante. Sì, perché per pura coincidenza, poi vabbè, sicuramente un caso molto molto fortunato, c'era nello stesso momento una famiglia italiana che si era proposta per, come dire, dare una mano, nel senso che i loro figli oramai erano tutti grandi, certo, e avevano ancora tanto amore, tanto affetto da dare, e si sono proposti di aiutare famiglie in difficoltà. Allora in questo momento, in quella circostanza, ecco, il comune di Milano si è posto come intermedio, ha fatto conoscere i miei genitori con questa nuova famiglia. È stata una delle prime situazioni di affidamento. Esatto, esatto. Perché? E sottolineo, un affidamento temporaneo, nel senso che questo è anche abbastanza particolare, perché magari uno pensa a un'adozione totale, ma si è giocato un ruolo molto fondamentale nella collaborazione tra i miei genitori e questa nuova famiglia, perché comunque si è voluto lavorare sul fatto che io non abbandonassi mai, ecco, i miei genitori. Che è fondamentale. Esatto, punto chiaro che sarei prima o poi, ecco, ritornato da, come dire, da quelli che sono i miei genitori biologici. Certo. Un esempio di questa collaborazione che a me piace veramente molto ricordarlo è stato che io non ho mai avuto, nonostante questo, bisogno di latte in polvere, come si può ben immaginare, ecco, intendo. Perché mia mamma tutte le volte, la mattina presto, prima del lavoro, durante la pausa, a metà della giornata, sempre del lavoro e poi la sera, veniva in questa casa dove io risiedevo 24 ore su 24 ad allattarmi. Che meraviglia! E questo è stato secondo me veramente una grandissima cosa. È proprio bella questa cosa, poter contare non su una ma ben su due famiglie. Sì, che poi si è anche molto, come dire, protratto nel tempo, ecco, diciamo così, perché adesso tuttora con questa famiglia ci vediamo, andiamo a cena insieme. No, ma poi ti portava anche in vacanza, no, questa famiglia? Sì, sì, proprio come me lo ricordo. Un figlio vero e proprio, ecco. Non ti faceva mancare proprio niente. Assolutamente, bella questa cosa. No, sono veramente molto contento, li voglio veramente molto bene, come due mamme e due papà, ecco, esattamente così. Sei stato fortunato ed è bello che ogni tanto le cose vadano anche bene, non sempre. Sì, importante è vero. Parlare anche di storie belle, positive, ragazzi, che danno dei bei messaggi. positivi. Una bella storia di Natale, possiamo dire, no? Visto che ormai ci siamo, di solidarietà, di affetto. E poi guardate come è cresciuto bene sto ragazzone, eh? Ho avuto il doppio del controllo, diciamolo così. Quindi, poi bello educato, quindi prendete esempio anche da lui, educato, tutto per bene, no? Cosa vi pare? Una bella storia, ragazzi, eh? Vi è piaciuta? Sì. Sono molto contento. No, è stato bello averti qui con noi, proprio poi alla vigilia, no? Che è una giornata importante. Però non voglio rubarti tempo, perché immagino che devi andare a salutare. No, no, certo, certo. Un bel po' di gente, insomma. Quindi ti lascio andare, che così hai tutto il tempo per fare le tue cose, eh? Qualcuno è via per Natale, ma insomma, però qualcuno c'è ancora. Qua siamo una grande famiglia e ci piace fare festa insieme. Ma che cosa c'è di più bello del Natale, eh? Il Natale che sa di famiglia, di sorrisi, di musica, di bambini. Perfino il Natale che nel mio caso quest'anno sa di armadio. Ecco.
No, oggi mi sento messa da parte proprio da questo armadio. Ma dico, ma questa nonna Pina doveva venire a casa Zecchino proprio alla vigilia di Natale? Ma non poteva restarsene chiuso ancora un po' nella sua canzone? No, no, Dani, no, 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 non ci siamo. Allontana questi pensieri. Stai bella comoda qua e ascolta la tua amica mamma Felice, che ha sempre un pensiero sereno per tutti. Ciao Dani, mi sto veramente appassionando al Natale. Quanto mi piace il Natale, mi piace passarlo soprattutto in famiglia, coi nonni, coi cuginetti, con tutti i parenti, ma anche una famiglia allargata, con tanti amici veri che nel frattempo in questi anni sono diventati veramente delle persone di famiglia. Nel Natale mi piacciono, vabbè, il panettone, ovviamente, mi piacciono le decorazioni luminose, sono una romanticona, a me piacerebbe tanto che almeno il giorno di Natale ci fosse la neve, mi piacciono gli alberi di Natale scintillanti, presepi, tutto quello che fa parte del Natale, quell'atmosfera fantastica. Mi piace giocare a tombola, anche se lo zio cerca sempre di barare anche quando giochiamo insieme. L'anno scorso abbiamo giocato al gioco dell'oca, non ti dico, veramente lasciamo perdere, ma soprattutto la cosa che mi piace fare per Natale è dare a tutti i miei amici e a tutti i parenti un regalo speciale, non fatto di cose materiali, ma fatto di parole, di pensieri felici. Per ognuno cerco di preparare un biglietto con un po' di anticipo che li nascondo da qualche parte, dove scrivo delle parole studiate appositamente per ciascuno. Non mi piacciono quei biglietti tristi, tanti auguri, ecco qui la mancetta. Preferisco comunque che le parole siano studiate bene. Quindi, per esempio, cara Dani, ti auguro un felice Natale, non vedo l'ora di riabbracciarti di persona, perché comunque alla fine le parole anche sono importanti. È vero che noi dobbiamo dimostrare la nostra amicizia con i gesti, ma anche le parole servono. Serve dire quanto gli vogliamo bene, serve dire quanto siamo felici insieme. Sei una grandissima amica. Ti auguro un Natale pieno di felicità, Dani, un Natale pieno di felicità. È questo che dobbiamo avere, non soltanto adesso, ma per sempre. Ciao! Buon Natale, mamma Felice, grazie! Oggi voglio avere solo dei bei pensieri. Ora soffio sui cattivi per spingerli lontano. Ciao, ciao! Rieccomi, nonna. Ciao, tesoro. Sei tornata per cercare nonna Pina anche tu? No, nonna, cerco te. Ormai ci siamo. Pian pianino cala la sera. È il nostro piccolo momento della vigilia. Ti ricordi? Gliel'hai dato tu questo nome. Oh, Giugi, tesoro. Beh, ma ti sei ricordata il nostro piccolo momento della vigilia? Abbiamo iniziato quando avevi solo un anno. Da allora non è cambiato niente, cambia solo che cresciamo tutte e due, anno dopo anno. Sì, dai, mettiamoci vicine vicine. Aspettate, va bene. Aspettate che vengo anch'io. Ah, vieni pure, nonna Pina. Va bene, adesso vi leggerò una bella favola. Il piccolo Gesù stava dormendo con i genitori, Giuseppe e Maria. Il fuoco della stalla cominciava a spegnersi e faceva freddo. Il bellissimo uccellino marrone, che li vegliava durante il sonno, vide che la Sacra Famiglia soffriva il freddo. Allora spiccò il volo sui tizzoni oramai quasi spenti e con le sue ali cominciò a muovere l'aria. Si mise a batterle talmente forte che i tizzoni ripresero ad ardere, mentre il petto dell'uccellino diventava rosso rosso come quello del fuoco. Il piccolo Gesù aprì gli occhi e gli sorrise. L'uccellino ricambiò felice e il suo piccolo cuore si gonfiò d'orgoglio e di gioia vedendo che il bambino era avvolto dal calore. Da allora il petto di quell'uccellino è rimasto rosso come segno del suo amore verso il bambino di Betlemme. Grazie, nonna, che bella questa piccola storia del petti rosso. Tu sei la nonna di tutti. Sei la più amata, insomma. La Dani, che a casa Zecchino è una vera istituzione. E questo è il nostro regalo per te. Ma è la foto di Concertino in cucina. Beh, ma che bellina che ero, grazie. Beh, vabbè, era lo Zecchino d'oro dell'altro millennio. Sì.
Ma mi avete commossa. Ma quanto vi voglio bene. Che meravigliosa vigilia di Natale. Su ragazzi, tutti a casa a festeggiare adesso. Buon Natale! No, però tu, nonna Pina, vai a festeggiare dentro l'armadio, eh? Ciao Daniela! Ma ciao Sabrina! Mettetevi a posto, bimbi. Sorpresa? Accidenti, è una sorpresona, è un bel po' di tempo che non ci vediamo. Beh, siamo qui per farvi un regalo, una canzone veramente bellissima. E si intitola Una notte senza età. Che bella, sì, ce l'ascoltiamo, grazie. Ciao Giulia, vado. Vai, grazie. Un po' speciale.